Bentrovati a questo aggiornamento del 20 dicembre con l'analisi operativa Condon Model sugli indici DAX. E forse mi pregherei prima di condividere il disclaimer che richiama consapevolezza e responsabilità in caso di considerazioni delle notazioni tecniche qui commentate. Siamo dal DAX. Se è vero che la settimana trascorsa è stata abbastanza interlocutoria, con i prezzi che alla fine sono rimasti nell'intorno del. I uh, livelli dinamici, ovvero rispetto alla linea mediana, uh, dopo la discesa di seconda parte di novembre, bene l'apertura di uh, questa ottava ripropone il tema della debolezza. Uh, in realtà in quadro tattico settimanale ancora non abbiamo nuove evidenze. Da poter abbinare alla visione tattico settimanale sull'indice tedesco, per cui tocca rifarsi alle evidenze di quadro superiore o a livello strategico oppure inferiore giornaliero. E andiamo ad osservare invece il quadro espresso con Candele Mensili in funzione della visione strategica. Bene qui, invece, abbiamo già commentato come la chiusura di novembre abbia archiviato l'indicazione long strategica sul DAX e come il recupero visto nella prima parte di dicembre possa essere messo al servizio rispetto ad un uh, iniziale riposizionamento dunque in ottica di debolezza strategica sull'indice tedesco stop e ripristino dell'indicazione strategica positiva appena sopra i 16.300 punti nel breve dunque entriamo in uh, Consultazione del grafico espresso con candele giornaliere. Ebbene, qui, rispetto ad una candela, ad una configurazione di tenuta affiorata a venerdì, con prezzi di nuovo attratti dai livelli dinamici, ebbene l'apertura in gap ribassista di quest'oggi, review di contrattazioni settimanali, ripropone il tema della debolezza, l'indicazione di debolezza. È vero anche che area 15.015 e 2 è stata area su cui è stata organizzata la reazione del movimento di recupero precedente, per cui in osservazione, in chiusura di eh, seduta odierna e di candela odierna, l'eventuale capacità di riproporre qualche notazione di reazione rispetto invece ad una indicazione di debolezza attualmente eh, in corso. Passiamo all'osservazione del Fuzimib che in realtà in sintesi della settimana appena trascorsa avevamo una notazione di relativa stabilizzazione eh, con corsi anche qui attratti ancora dal transito dei livelli dinamici sulla uh, linea mediana. Vero è che l'interpretazione più ampia a livello tattico settimanale sul nostro Fuzimib eh, Restava e resta ancora quella di una traiettoria di recupero sino all'area 27.000. Abbiamo già commentato eh, nelle precedenti video analisi: quindi, senza ambizione di raggiungere area 28.000, una traiettoria di relativo recupero prima del ripristino di eh, debolezza. Ecco, L'apertura di ottava corrente indica invece. Un imminente ritorno di indicazione di eh, debolezza relativa, salvo qui verificare una temporanea comunque capacità di andare a riconoscere nuovamente in test i livelli dinamici un pochino più in alto, di lì avremo qualche indicazione e elemento in più per organizzare. Diciamo in maniera più dettagliata quello che è il viatico atteso successivo rispetto ad un'indicazione tattica tattico settimanale che rimane improntata a relativa debolezza. Il quadro strategico mensile del Fuzimib, in realtà, qui rispetto alla situazione di stasi dell'ultimo periodo non abbiamo avuto ancora una indicazione di smantellamento pieno dell'indicazione strategico-mensile. Rimane il fatto sul DAX come sul Fuzimib che gli elementi del quadro superiore, gli indici sono e continuano ad essere comunque contrastanti tra loro, laddove vi è il settimanale eh, relativamente debole, un mensile ancora che non eh, getta definitivamente le possibilità positive dell'indice e dunque è contrastato una sintesi di neutralità sostanziale di periodo che abbiamo commentato essere subentrata uh, diverse eh, settimane fa. Per quanto concerne invece il quadro più di breve del nostro indice, ecco il Fuzimib come il DAX in chiusura di giornata di venerdì aveva mostrato una capacità di ritornare su livelli dinamici e di tenuta. Uh, di uh, area 26.500 in chiusura evidentemente l'apertura di quest'oggi ha, ha riprodotto invece in reverso un'indicazione di relativa debolezza salvo tuttavia la capacità di eh, mantenere eh, diciamo oh di Aver osservato in precedenza fra area 25,5 e 25,750 una capacità di reazione dell'indice, quindi mantenere qualche eh, possibilità di reazione seppur temporanea da quest'area anche rispetto alla debolezza che in questo momento investe eh, il Fuzzi MIB. Eh, poi, eh, in chiusura di giornata, come di consueto la candela di giornata andrà uh, in monitoraggio per evidenziare eventuali configurazioni dunque di eh, reazione un po più interessante 25 950 di tenuta in chiusura di eh, seduta odierna, interverrebbe come possibilità di iniziale reazione con stop reversa appena di sotto del minimo di quest'oggi. Questo è il monitoraggio da individuare per questa prima seduta di eh, settimana entrante. Una buona giornata a tutti, da Giacomo Moglie.